Ancora poche tracce di lusso sfrenato ed anche un po' trash tra colonne in marmo e puttini nella villina in via Tavo 310 a Pescara, fino a qualche tempo fa nella disponibilità di una nota famiglia Rom che si è facilmente arricchita attraverso lo spaccio di droga e soprattutto l'usura. Villa sequestrata e confiscata dallo Stato, concessa all'amministrazione comunale per attività sociali. È il quinto immobile che il comune di Pescara ottiene e riconsegna alla collettività. Stamattina al via i lavori per trasformarlo in un centro per far fronte all'emergenza abitativa. Ti dico che siamo soddisfatti perché ci riconoscono un po' a livello nazionale che Pescara è fra le città dove in assoluto più case confiscate alla criminalità subito vengono riutilizzate per scopi sociali. E questo deve essere un motivo di orgoglio per tutta la comunità, non solo pescarese, in questo senso perché raggiungiamo questo obiettivo abbastanza forte. Poi dobbiamo dire che all'interno di sopra verrà ospitato queste persone che inizieranno un percorso di inclusione sociale, invece giù nel piano terra abbiamo altri tipi di attività dove ci sarà questo pronto intervento sociale aperto 24 ore che darà supporto alle persone in difficoltà 365 giorni all'anno, 24 ore su 20, 24. E noi riusciamo a coniugare legalità, solidarietà e riqualificazione urbana. Legalità perché questi immobili sono sequestrati alla criminalità organizzata. È il quinto immobile, ce ne sarà anche un sesto. I primi quattro sono stati utilizzati per l'housing first. Abbiamo recuperato 24 senza tetto che dormivano per strada e che invece oggi hanno ripreso un percorso di vita normale, con un lavoro e con una casa loro dove poter vivere serenamente. Riqualificazione perché riqualifichiamo immobili che sono pressoché abbandonati o comunque obsoleti, riqualificazioni importanti, solidarietà e legalità insieme. Questi immobili li riqualifichiamo attraverso fondi PNRR, quindi non sono fondi dei cittadini di Pescara, non spendiamo soldi dei pescaresi, spendiamo soldi che vengono da fuori perché siamo bravi a recuperare risorse attraverso bandi europei o nazionali.